L'espressione secolo breve è un'espressione, come è noto, che deve essere attribuita a Eric Hobsbawm, lo storico marxista Eric Hobsbawm, il quale l'ha messa a tema nel suo capolavoro storiografico, Il secolo breve, appunto l'epoca degli estremi, The Age of Extremes, il secolo breve, in cui appunto questa espressione viene impiegata per etichettare un secolo la cui caratteristica, o una delle cui caratteristiche, sta appunto, a detta di Hobsbawm, nell'essere un secolo che inizia tardivamente, 1914, fine della Belle Époque, e che si chiude anzitempo con il 1989, il crollo del muro di Berlino. Questa espressione, che storiograficamente è euristica e feconda, oggi tuttavia credo che abbia una sua valenza ideologica che va ben al di là naturalmente della prospettiva e delle intenzioni di Erich Hobsbawm, il quale resta un pensatore assolutamente critico, non inquadrabile nell'ideologia dominante e animato da una costante passione durevole in senso marxista. Questa espressione, short century, il secolo breve, diventa oggi un'espressione ad alto tasso ideologico per il fatto che viene assimilata dalle retoriche dominanti, avvalorando per ciò stesso quell'aureo principio formulato da Walter Benjamin quando diceva che nemmeno i morti saranno al sicuro finché il nemico continuerà a vincere. Questo nemico non ha smesso di vincere. Cioè, appunto, l'ideologia dominante metabolizza e incorpora anche le critiche, metabolizza e incorpora anche le visioni del mondo alternative, dirottandole nei circuiti della mercificazione e della conservazione del potere. Per questo oggi, appunto, l'idea dello short century diventa un'idea utilizzata dalle retoriche dominanti, le quali continuamente, in maniera ipertrofica e ossessiva, parlano di secolo breve in riferimento al Novecento, con ciò alludendo in forma tutto fuorché neutra all'idea secondo cui quel secolo sarebbe definitivamente tramontato e sarebbero con esso tramontati anche i problemi e soprattutto le passioni politiche che lo avevano attraversato febbrilmente. Che si tratti di un'espressione ad alto tasso ideologico è provato, dal mio punto di vista almeno, dal fatto che essa dà voce soprattutto a una speranza, da essa dà voce soprattutto a una, potremmo dire, a un auspicio, ecco, che così potrebbe essere formulato. La speranza, cioè, che tutti i problemi e tutte le aspettative, tutti i drammi, ma poi anche tutte le risposte in senso sociale e politico che avevano caratterizzato un secolo, il Novecento, caratterizzato essenzialmente, come sottolineato bene di recente da Badiou nel suo libro Il secolo, caratterizzato essenzialmente dalla passione politica, dal pathos politico, ebbene, come se tutto questo fosse definitivamente archiviato, fosse finito con il 1989, fosse rimasto sepolto sotto le macerie del muro di Berlino. Si tratta di un'espressione ad alto tasso ideologico perché dà voce all'auspicio, proprio soprattutto delle classi dominanti, che il Novecento, con tutti i suoi problemi, le sue aspettative, le sue idee, sia definitivamente tramontato. Come se appunto non vi fosse più la possibilità di un riscatto e di un'ulteriorità nobilitante, come se appunto i conflitti, le ingiustizie sociali, le forme di imperialismo fossero ormai appartenenti alla storia passata e definitivamente tramontata di un secolo breve, ormai fortunatamente terminato. Ebbene, questa è un'espressione tipicamente ideologica del nostro presente. Non appena si consideri che, lungi dall'essersi concluse con il crollo del muro di Berlino e il rimanere sepolti dei grandi ideali sotto quelle macerie, ebbene, le contraddizioni che hanno animato il Novecento sono in larga parte ancora presenti oggi. Sfruttamento, classismo, assenza sempre più rapida di diritti sociali, distruzioni militari in nome sempre dei diritti umani, nuove forme di colonialismo e di imperialismo mascherate dall'ideologia dei diritti umani e dell'esportazione della democrazia. Cioè, appunto, tutti i problemi, sia pure anche diversamente
declinati che avevano animato il Novecento e le risposte di senso che il Novecento aveva dato in senso politico a questi problemi, lungi dall'essere scomparsi, come vorrebbe la formula liberatoria secolo breve con la fine del Novecento, sono ancora presenti. Sono ancora presenti e rivelano più che mai la necessità di non adattarsi al tono del mondo, di non proporre forme di disincantamento il cui solo effetto è quello di produrre una rassicurante accettazione del presente vissuto come il solo mondo possibile. Occorre tornare a ripensare il Novecento mostrando la continuità che lega quel secolo al nostro presente, considerando il fatto che larga parte, ripeto, dei problemi che l'avevano attraversato sono ancora oggi i nostri problemi. Se questo non autorizza a sostenere che le risposte di senso fornite dal Novecento siano ancora oggi valide e degne di essere perseguite, ciò non di meno non bisogna precipitare nell'errore opposto, ossia nell'errore di pensare che il presente, pur animato dalle contraddizioni, debba essere accettato supinamente perché tale da non permettere alternative, da non permettere altri modi di configurare l'esistente. Da questo punto di vista, la formula, che sul piano storiografico è euristica, ripeto, è fecondamente euristica, di Hobsbawm, il secolo breve, diventa ideologica nella misura in cui, come oggi accade, viene utilizzata per chiudere i conti sbrigativamente con il Novecento. Dietro la formula secolo breve oggi si nasconde in realtà non una descrizione, come era in Hobsbawm, ma una prescrizione. Chiudiamo i conti con il Novecento, lasciamocelo alle spalle, recita tacitamente questa nuova forma ideologica. Proprio come nella formula globalizzazione occorre leggere una prescrizione. Popoli di tutti i paesi, globalizzatevi. Proprio come, mutatis mutandis, nella formula di Fukuyama, The End of History, 1992, occorre anche in questo caso leggere una, non una descrizione, ma una prescrizione. Facciamola finita con la storicità come spazio temporale del possibile cambiamento, come spazio temporale della possibile trasformazione antiadattiva rispetto all'ordine del mondo. Per tutte queste ragioni, ripeto, la formula di Hobsbawm, il secolo breve, fecondissima per comprendere le vicende del Novecento, deve essere rigettata come ideologia di legittimazione del presente e di abbandono totale di un Novecento ridotto impietosamente a secolo degli orrori, come se il Novecento fosse stato solo Auschwitz e i Gulag e non anche il grandioso tentativo, sia pure naufragato, di porre un argine politico al dilagare del capitalismo oggi divenuto assoluto e totalitario.